Mr. President of Republic, Islamic Republic of Afghanistan, dear friend Ghani, thank you so much for your kind words. And I consider a privilege and an honor to be here with you, with your team, to celebrate an important event in Italian Republic and confirm this friendship between our people. Let me permit to speak in Italian to my fellow citizens and soldiers. Generale Graziano, autorità tutte, carissime e carissimi italiani che servite il vostro paese qua. Dia riposo, grazie. Sono molto riconoscente al Presidente Ghani di essere qua con noi e sono particolarmente onorato di essere accanto a voi in un momento che è un momento per noi importante, la festa della Repubblica, l'appuntamento in cui il Paese ricorda la grandezza di ciò che l'Italia è e di ciò che l'Italia deve essere. Ho avvertito il bisogno di guardarvi negli occhi, di essere al vostro fianco per festeggiare con voi questo appuntamento, non soltanto per ricordare il nostro passato, ma anche per dire una parola di gratitudine a chi come voi porta con orgoglio e determinazione i colori e i valori dell'Italia nel mondo. L'ho detto qualche giorno fa in Italia, lo ripeto qua, davanti a voi. Io apprezzo molto il modo, la qualità, lo stile, il lavoro di tutte le nostre forze armate e posso sostenere con cognizione di causa, dopo un lavoro attento e delicato e dedicato dei nostri uomini, che il grande sentimento di orgoglio che gli italiani hanno nei vostri confronti è ben riposto. Siete persone straordinarie, capaci di salvare vite umane, persone capaci di riportare pace e stabilità in aree devastate dalla crisi, da guerre difficili, di aiutare donne a recuperare la propria dignità dal parto fino all'espressione dei diritti e di fare tutto questo raccogliendo il plauso dei nostri amici ospiti e dei nostri partner e alleati. Si dice che chi salva un uomo salva il mondo intero. Vorrei che aveste tutti voi il sentimento di orgoglio per quello che state facendo. Non siete qui per un dispiegamento logistico, per un'esigenza organizzativa. Siete qui per un ideale e il vostro ideale rende ciascuno di noi onorati di far parte della comunità italiana. Il livello di preparazione delle truppe italiane è un livello straordinario e mentre abbiamo reso onore alla vostra qualità, permettetemi di condividere l'emozione e la commozione di questi 30, 40, 50 metri nell'andare a rendere omaggio e onore ai caduti, ai 54 italiani che hanno perso la vita nella missione in Afghanistan. Possa il loro sangue servire, utilizzo le parole che il capitano d'artiglieria Franco Balbis, unitosi ai partigiani, scrisse ai genitori poco prima di essere fucilato dai fascisti. Possa il mio sangue servire, possa il loro sangue servire ed aiutare anche qui in Afghanistan nuove generazioni a conoscere la bellezza della libertà e della pace. Alcuni di voi, molti di voi, appartengono alla stessa generazione cui appartengo io. Siamo donne e uomini fortunati, non abbiamo mai conosciuto nel nostro paese la guerra. I nostri coetanei afghani non hanno mai conosciuto nel loro paese la pace. Se siete qui è per consentire a loro di avere le stesse possibilità e gli stessi diritti che ci hanno dato i nostri nonni, i nostri genitori. Dopo 14 anni di impiego delle forze armate italiane, l'Afghanistan ha compiuto grandi passi in avanti, un progresso notevole, una percentuale straordinaria di
aumento del voto delle donne, il 44%, l'incremento delle della popolazione che ha accesso ai servizi sanitari, il 70%, e più in generale il miglioramento della qualità della vita reso possibile alle infrastrutture, ai servizi, agli ospedali, alle scuole, alle strade, ma anche al lavoro quotidiano difficile che avete fatto. Credo che da questo punto di vista il passaggio delicato che stiamo vivendo, con la responsabilità della sicurezza del territorio che da un anno è passata completamente alle forze afghane, ma con una transizione che ci vedrà e vi vedrà ancora impegnati, ha consentito al nostro personale di verificare il pieno conseguimento dei livelli addestrativi ottimi a cui sono giunte le truppe afghane. Ma abbiamo bisogno, e per questo abbiamo acconsentito assieme al Presidente degli Stati Uniti Obama, decidendo di prolungare la nostra presenza in Afghanistan, ha consentito una richiesta che è arrivata dal Presidente Ghani e dal suo team per modificare quanto inizialmente avevamo pianificato e concordato con gli alleati, in nome di quel patto di amicizia che il Presidente Ghani ricordava e che tra 7 anni vedrà il centenario. Vi chiediamo dunque uno sforzo in più, restare ancora qualche mese in più in questo territorio, perché la fase finale di questa operazione è la fase più difficile. È la fase nella quale abbiamo bisogno di non disperdere il lavoro fatto da chi vi ha preceduto e da voi stessi, il lavoro per il quale il sangue dei nostri connazionali è stato versato. Abbiamo il dovere di concludere una transizione che permetta all'Afghanistan di godere della libertà e della pace. Qualche giorno fa, al cimitero militare americano dei Falciani, in Italia, ho reso omaggio, esprimendo la gratitudine dell'Italia, a dei giovani soldati americani che 70 anni fa, venendo da zone sconosciute per noi e andando in zone sconosciute per loro, perché 70 anni fa c'era un mondo diverso, hanno perso la vita per restituire libertà. Allo stesso modo ciascuno di noi oggi combatte e vive per questo, per restituire libertà e democrazia a questo popolo. E proprio in quest'anno in cui ricorre il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale e il 70° della liberazione, voi soldati, voi marinai, voi carabinieri, voi aviatori, servite non soltanto per le strade italiane, ma su numerosi fronti internazionali, garantendo la sicurezza con la stessa dignità e lo stesso orgoglio che ha visto i vostri colleghi più anziani dedicarsi anima e corpo al servizio della nostra patria. Sappiamo e sapete che la fase internazionale che stiamo vivendo collega indissolubilmente la stabilità internazionale a quella interna. Siamo in un mondo globale connesso, non possiamo pensare che la nostra sicurezza sia slegata da ciò che accade fuori da noi. Lo vediamo sicuramente negli ambienti più vicini, nella cornice del Mediterraneo, nell'area dei Balcani, dove con successo operano tanti vostri colleghi. Ma lo vediamo anche pensando alla minaccia globale che è sempre più forte, per la quale la difesa ricopre un ruolo decisivo in tutte le sue espressioni. Ecco perché se da un lato abbiamo bisogno di dare nel mondo globale un messaggio di apertura e solidarietà, dall'altro abbiamo bisogno di non considerare contraddittorio uno sforzo sempre maggiore per le nostre forze armate e forze dell'ordine, perché la sicurezza sia una grande battaglia culturale, ma sia garantita anche da solidi professionisti quale voi siete. Immagino la vostra fatica, immagino il vostro dolore, immagino le vostre difficoltà, ma conosco anche il vostro sacrificio e il vostro eroismo. Vorrei, nel portarvi l'abbraccio dell'Italia e del governo italiano, portarvi l'abbraccio delle vostre famiglie, che vivono certo con preoccupazione ma anche con grande orgoglio quello che voi state facendo. Questa festa della Repubblica la viviamo insieme a voi per dire che se l'Italia si farà valere nei prossimi anni come voi state dimostrando su questo scenario, in questo campo di battaglia, il nostro futuro sarà un futuro molto più orgoglioso di ciò che possiamo fare. Ecco perché la parola che a nome dei vostri e nostri connazionali voglio dirvi qua oggi, nel festeggiare la festa della Repubblica,
è una parola di gratitudine. Grazie per ciò che siete, grazie per ciò che fate, sentite attorno a voi la passione, l'affetto, la stima, la responsabilità e l'orgoglio di un popolo, l'Italia, che festeggiando la sua festa non ricorda soltanto il passato, ma insieme a voi prova a costruire un futuro fatto di valori, di ideali, di onore e di dignità. Viva l'amicizia tra l'Afghanistan e l'Italia, viva l'Italia, viva la libertà.